Come ho detto già prima, se gli amici consiglieri ce lo permettono, vorremmo sapere qualcosa per fare una determinazione del consiglio dall'avvocato. Possibile? Abbiamo invitato per questo. Sì, avvocato. Avvocato, come si chiama? Gaetano Calico. L'avvocato Callipo, diciamo il motivo, no? Conosce bene la questione AIRM perché è stato incaricato dalla commissione straordinaria di costituirsi e difendere le ragioni del comune innanzi al TAR, perché poi la vicenda è sempre la stessa. Nell'ambito di questa vicenda si è innescato un procedimento penale e un procedimento amministrativo, ma i fatti sono sempre quelli. Conoscendo bene, diciamo bene perché ha avuto già l'incarico, questa amministrazione ha ritenuto di affidare anche l'incarico di difendere il comune innanzi al GUP di Reggio Calabria. La prima udienza si terrà, come avevo detto, il 13 gennaio. Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti gli intervenuti, ai signori consiglieri e ai cittadini. Io sono stato invitato per dare quanto più possibile informazioni alla cittadinanza e ai signori consiglieri per poter valutare al meglio questa vicenda che molti tra i consiglieri conoscono bene. Il mio apporto quindi è di natura informativa e cercherò di dare delle informazioni che mi derivano dalla conoscenza degli atti di causa che ho avuto la possibilità di visionare. Il sindaco all'inizio diceva che molto probabilmente questo centro AISM non vedrà mai la luce. Io ovviamente non esprimo pareri, vi darò dei fatti, e l'unico parere che io posso esprimere è che la vicenda segnala una disastrosa situazione di mala gestione di risorse pubbliche. C'è un danno economico molto grave, c'è una spendita di denaro pubblico assolutamente non giustificata, c'è un soggetto danneggiato, grandemente danneggiato, che è il comune di Bova Marina, e questo danno non si è esaurito con la constatazione che quest'opera probabilmente non è collaudabile e non potrà essere fatta, ma è un danno che si aggrava giorno per giorno, perché la cittadinanza che paga le tasse, i consiglieri comunali e anche l'intero comprensorio di questa bellissima area non potrà utilizzare un bene pubblico che nelle intenzioni dei consiglieri che all'epoca approvarono gli atti aveva una finalità di grandissimo rilievo sociale, cioè dare assistenza ai malati di sclerosi multipla e fare in modo che Bova Marina diventasse un centro di turismo sociale con benefici non solo economici, perché ovviamente quando c'è un moto turistico che si muove ne beneficiano tutte le attività commerciali, ma anche un'attività di grandissimo peso e rilievo sociale, in quanto rivolta all'assistenza di persone disabili o svantaggiate. Allora, attualmente sulla struttura sono state impiegate circa 3.500.000 euro e i lavori non sono stati ultimati assolutamente. Lo stato di completamento delle opere ha una percentuale di realizzazione che probabilmente non raggiunge nemmeno il 50-60%. Primo problema: per completare l'opera ci vogliono risorse che debbono essere valutate nell'ordine di milioni di euro. Queste risorse però
non ci sono, nel senso che i 3 milioni e 200 mila euro che erano stati stanziati con fondi del POR Calabria PIT 23 aria grecanica misura 5.2 sono stati interamente esauriti, perché la ditta incaricata dell'esecuzione del centro AISM ha avuto pagato il 100% delle opere nonostante la struttura non sia completa nemmeno al 50%, e più passa il tempo più questa struttura si degrada e non diventa utilizzabile. Io vi potrei dire le ragioni che sono state accertate in sede giudiziaria per cui non si è arrivato al completamento di quest'opera. C'è una prima ragione che allo stesso tempo causa di ritardo e di cattiva spesa, ed è l'errore progettuale, cioè i progettisti che hanno avuto l'incarico di progettare la misura ai fini della realizzazione del centro sociale non sono stati bravi, hanno sbagliato, e si tratta di progettisti che erano stati individuati dalla stessa AISM. Qua permettetemi di fare una annotazione. La realizzazione del centro AISM è un appalto di opera pubblica, perché pubblico è l'immobile sul quale si doveva realizzare il centro in quanto è di proprietà vostra, dei cittadini, del comune, e perché i soldi per la realizzazione del centro sono pubblici, quindi era un appalto è un appalto di opera pubblica che deve essere realizzato secondo le regole del codice dei contratti. Sono regole molto, molto precise, molto ferree, e sono regole anche all'avanguardia, perché una volta tanto l'Italia, insomma, in materia di appalti pubblici ha una legislazione molto precisa, molto puntuale. L'AISM sicuramente non poteva procedere alla nomina, l'AISM soggetto privato, perché l'AISM non è né un ente pubblico né una pubblica amministrazione, non poteva sicuramente procedere alla individuazione dei progettisti, ma questo è stato fatto. E questi progettisti purtroppo non hanno, hanno fatto delle manchevolezze progettuali. Quindi questa è una delle cause. Un altro motivo che ha impedito, che ha rallentato, che ha compromesso l'esecuzione dell'opera è il seguente. L'opera era stata considerata, era stata prevista come opera a corpo e non a misura. Opera a corpo significa che se io devo realizzare il centro AISM faccio questo tipo di considerazione: il 50% sono strutture, l'altro 50% sono opere che stanno all'interno, e quindi realizzazione di stanze, servizi, ristorante, tutto quello che non sono opere di carattere strutturale. Non si procede quindi alla valutazione puntuale delle opere, perché l'opera a corpo è un'opera cosiddetta chiavi in mano. La prima anomalia che ha portato poi alla instaurazione di un processo penale nei confronti dei direttori dei lavori, dei progettisti, dei collaudatori in corso d'opera, tecnico-amministrativi della ditta, è che l'appalto è, diciamo misteriosamente, ma non tanto misteriosamente, passato da appalto a corpo ad appalto a misura. Questo ha comportato che dal punto di vista contabile tutte le misure dell'appalto sono state realizzate, quindi contabilmente il lavoro risulta eseguito al 100% ed è stato pagato al 100%, mentre invece in realtà dal punto di vista sostanziale non c'è corrispondenza tra i dati pagati e contabilizzati e i dati riscontrati, perché l'opera, ripeto, è stata contabilizzata a misura e non a corpo. Quindi che cosa è successo sostanzialmente? La ditta si è fatta pagare delle lavorazioni in più su alcune voci e ha compensato con queste cosiddette lavorazioni in più le parti di opera che invece dovevano essere contabilizzate a corpo.
Tra l'altro, negli accertamenti che ha fatto la Procura della Repubblica, si è evidenziato che alcune consistenti parti di lavorazioni che sulla carta risultavano eseguite, nella realtà invece non erano state considerate. Faccio per esempio un esempio che vi credo interessi particolarmente. Nel progetto era previsto che il corpo di fabbrica più antico, quello che era adibito a seminario, il vecchio seminario, doveva essere interessato da opere di ristrutturazione da parte della ditta Archeo e con i fondi del PIT 23, doveva essere interessato da opere di ristrutturazione per 256.216. Il consulente del pubblico ministero e il consulente, l'accertatore tecnico del TAR di Reggio Calabria hanno invece verificato che nemmeno un centesimo di opere di ristrutturazione ha interessato lo stabile definito vecchio seminario, quello principale. Quindi abbiamo detto trasformazione dell'appalto come cause che hanno impedito e che impediranno la esecuzione, il completamento di quest'area. Errori progettuali, abbiamo detto, trasformazione dell'appalto da corpo a misura, intervento di varianti progettuali in corso d'opera che non solo erano difformi dalla legge, ma che anziché produrre una diminuzione dei tempi di esecuzione e un risparmio di spesa, in realtà si sono trasformati in elementi di maggiore spesa e di allungamento dei tempi. Vi faccio un esempio. Nel progetto originario era stato previsto che tutte le opere dovessero essere realizzate mediante calcestruzzo e quindi in posa diretta. A un certo punto interviene una variante nella quale si dice: anziché fare le opere in calcestruzzo a cemento armato, facciamole in cemento precompresso, perché facendole in cemento precompresso noi abbreviamo di molto i tempi di esecuzione dell'opera. E così è stata. La motivazione della realizzazione in cemento precompresso è passata. Ma che cosa è successo? Che anziché produrre una diminuzione dei tempi di lavorazione, e al fine di produrre una diminuzione dei tempi di lavorazione e dei costi, è successo che la stazione appaltante, che è la comunità montana, che ha anche delle pesantissime responsabilità nella mancata esecuzione di quest'opera, e gli organi della comunità montana non hanno detratto dal tempo utile contrattuale il risparmio dei tempi che avrebbe consentito e determinato la approvazione della variante mediante posa in opera della struttura a cemento precompresso. Quindi non c'è stata nessuna diminuzione dei tempi contrattuali, che sono rimasti gli stessi, anche se utilizzando il cemento precompresso la ditta appaltatrice avrebbe potuto beneficiare di una notevole riduzione dei tempi progettuali. E addirittura, anziché comportare una diminuzione dei costi, l'utilizzo del cemento armato precompresso ha comportato un ulteriore aggravio di circa 120.000 euro, soltanto senza considerare i cosiddetti setti, che sono altri 100.000 euro. Diciamo che complessivamente, solo per questa voce di variante, ci sono stati circa 300.000 euro in più. Non c'è stato in maniera assoluta nessun beneficio per la pubblica amministrazione derivante da questa variante. C'è un ulteriore elemento che io volevo sottoporre all'attenzione delle signorie vostre. C'è un problema che è sempre connesso alla variazione dell'appalto da corpo a misura. Quando il consulente del pubblico ministero e quello del TAR sono andati a verificare
lo stato di esecuzione delle opere, hanno visto che, e quindi hanno proceduto secondo le valutazioni a misura, hanno visto che mancano moltissime cose. Per esempio, le opere di sottofondo non esistono, non esistono gli infissi, mancano tutti i bagni, non, mancano i controsoffitti, mancano i riscaldamenti, mancano gli impianti elettrici, il locale piscina e l'impiantistica sono totalmente inservibili perché c'è stato un problema di mancata realizzazione in conformità, mancano gli intonaci, mancano i balconi, mancano i prospetti dei balconi, mancano i pavimenti. È una situazione sostanzialmente disastrosa. Quello che hanno fatto sono le strutture, però anche sulle strutture c'è da dire. C'è una cosa però che bisogna... No, diciamo quello che c'è. Ci sono le strutture, ma anche su questo c'è molto da dire, nel senso che le strutture, quando è andato il pubblico ministero, il consulente del pubblico ministero, dice sì, effettivamente ci sono delle strutture in cemento armato, ma il calcestruzzo presenta dei vuoti, presenta delle fessurazioni e in definitiva non è fatto in regola d'arte. Ma il, come dire, il consulente del pubblico ministero non si è limitato a questo, perché l'occhio qualche volta può pure ingannare, e ha fatto le cosiddette carote, cioè si è munito di un attrezzo cilindrico che viene introdotto all'interno dei pilastri e ricava dei cubetti di forma appunto cilindrica che vengono poi portati in un laboratorio e si verifica con delle apposite prove tecniche se la qualità del cemento è buona e se è in condizione di resistere alle sollecitazioni sismiche che nella nostra terra sono purtroppo frequenti. Sono state fatte 10 carote, ben 5 di queste 10 carote hanno dato dei risultati largamente inferiori rispetto alle previsioni di progetto che erano state approvate dal GMGB. Questo significa che nel caso in cui ci fosse un evento sismico, questa struttura non reggerebbe all'impatto e quindi immaginatevi se effettivamente venisse destinata alla funzione cui era prevista, cioè l'ospitare dei disabili che non avrebbero possibilità di movimento agevoli, sarebbe veramente un disastro di proporzioni immani. E considerate che per legge questo è un edificio che viene classificato cosiddetto di classe quarta, cioè edificio di classe quarta significa che è l'edificio di massima, che deve avere la massima resistenza nel caso di eventi sismici, cioè deve resistere a due scosse consecutive di elevato grado in modo tale da consentire non solo la protezione delle persone che ci stanno dentro, ma eventualmente anche il ricovero delle persone che stanno vicine, perché questo dovrebbe essere un centro di prima assistenza, di prima necessità. Diciamo che in questa vicenda moltissime sviste, chiamiamole così, sono state fatte dalla direzione dei lavori. La direzione dei lavori è la figura centrale delle opere di appalti pubblici, perché ha funzioni di coordinamento, direzione e controllo nella esecuzione dell'opera ed ha una funzione a tutela della pubblica amministrazione e a verifica se le lavorazioni sono eseguite correttamente, unitamente al cosiddetto RUP, che è il responsabile unico del procedimento. Ma gli occhi della pubblica amministrazione, gli occhi dell'interesse pubblico sull'opera e sulla regolare esecuzione dell'opera debbono essere quelli del direttore lavoro, che in questo caso è stato un poco distratto. Volete sapere chi ha nominato il direttore dei lavori? L'AESO. Ma dite chi era pure, perché tanto è una cosa pubblica, trasparente. Esatto, tutto che siamo per la trasparenza. I progettisti, chi erano? I nomi, tanto è una cosa trasparente.
Allora, siamo qua per il presidente li sa tutti, un cittadino di... No, e allora io li sai, non lo sai, perché detto il direttore dei lavori, il direttore dei lavori non sa niente, non sai niente. E non ti sei neanche vediamo informato. Stava a finire di queste cose. Il direttore dei lavori e l'architetto. Ma io non ne faccio. C'era un altro direttore dei lavori. L'altro direttore dei lavori è l'ingegnere Panetta che si è dimesso come un giardino. Ah, continuate un po'. Continuate un po'. Allora, sì. Perché il pubblico mi stava seguendo. Prego. Molto precise a te. Allora, direttore lavori. Il direttore lavori era stato nominato dall'AISM e qua sorge oltre un altro problema molto grave. Come vi dicevo prima, gli appalti di opere pubbliche sono disciplinati da una legge che è fatta da norme che non sono derogabili. Non derogabili significa che debbono essere osservate per forza. Ai sensi di legge, la direzione lavori non può mai essere nominata da un soggetto privato, ma deve essere necessariamente nominata dalla stazione appaltante. Nel caso specifico la stazione appaltante è la comunità montana versante greco ionico meridionale, versante ionico meridionale. Non si capisce per quale ragione la stazione appaltante, che avrebbe necessariamente dovuto procedere alla nomina del direttore tecnico, ha delegato con una convenzione molto criticabile da questo punto di vista, ha delegato la fondamentale funzione della direzione lavori ad un soggetto scelto dalla AISM che avrebbe dovuto beneficiare delle opere realizzate in gran parte a spese della comunità per una finalità propria. Il 13 c'è un processo, dobbiamo dare fiducia alla magistratura che ha fatto il processo. Qua non siamo per dire, per criticare, perché hanno nominato Maesano, secondo il mio punto di vista. Non so se mi spiego. Mi capisciste che dissi? Importante, attenzione. Io e non posso fare una critica su quello che no, io perché stiamo mettendo in dubbio le immagini della magistratura. Il 13 c'è il processo. Non so se mi spiego, io tengo le distanze da quello che ha detto lei in questo momento. Si è spiegato benissimo, io la ringrazio per l'intervento, ma come ho detto prima, io sto facendo una fotografia. Io non sto... è criticabile, attenzione. Dal mio punto di vista, dal mio punto di vista, da quello che dice la legge, se la, io mi sono limitato a dire a fare una fotografia, se la legge dice che il direttore lavori deve essere nominato dalla stazione appaltante, io ho fatto presente ai signori consiglieri, ognuno la interpreta come vuole, che in questo caso la direzione lavori, anziché essere stata nominata dalla stazione appaltante, è stata nominata dalla stessa AISM. Questo è un fatto, non è una mia opinione, capito consigliere? Sì, sì, sì. Io comunque la ringrazio della... Perché ha capito cosa? Ognuno capisce come vuole. E quindi c'è questo aspetto che diciamo non a parere mio, ma ovviamente ognuno è libero poi di fare le proprie valutazioni, non è aderente alla legge, perché il direttore del lavoro lo deve nominare la stazione appaltante. Partendo, c'è un'altra cosa che poi volevo farvi rilevare, e anche questo è un fatto. La legge dice che il direttore lavori deve essere nominato prima dell'effettuazione della gara. In questo caso la direzione lavori è stata nominata dopo l'effettuazione della gara. C'è un altro elemento che riguarda l'aspetto finanziario dell'opera. E anche qua, a mio parere, ci sono degli elementi che destano alcune perplessità nei termini che adesso vi dico. 1.190.000 euro dovevano essere risorse regionali impiegate amministrate dalla comunità montana per la realizzazione di quest'opera, a cui si aggiungevano
1,8 milioni di euro che avrebbero dovuto essere versate dall'AISM. Che cosa dice la convenzione? Da questo 1,8 milioni che deve versare l'AISM vanno detratte alcune somme che venivano quantificate più o meno in 209.000 euro per lavori che l'AISM avrebbe fatto nel periodo tra il 2000 ed il 2005. Ora, nell'appalto di un'opera pubblica tra il 2000 e il 2005, nell'appalto delle opere pubbliche la progettazione... Nessuna contestazione in questi anni? Presidente, chiedo scusa, ma siccome le regole valgono per tutti, dopo farà il suo intervento. Perché non è la prima volta che interrompo. Consigliere, io non ho un ruolo politico, non mi... io sono un tecnico che vi do dei dati tecnici. Ricorgete le vostre domande. Ci sono, allora, le dicevo. Dico, da questo importo che l'AISM avrebbe dovuto mettere, versare per la realizzazione di un'opera futura, perché evidentemente nel momento in cui si fa il progetto il centro AISM non esiste oggi, figuriamoci se poteva esistere nel momento in cui veniva progettato, ovviamente. Ed è una cosa dal mio punto di vista strana, però dico, come faccio a scomputare dalla realizzazione di un'opera futura somme che sarebbero state versate circa 5 anni prima rispetto all'opera che deve essere eseguita? Cioè, io metterò dei soldi, però da questi soldi scomputo una parte riferita a dei presunti, non so, reali, non so, delle loro, che dovrebbero essere fatte per il futuro. Quindi già questa è un'anomalia, nel senso che io voglio dire, mi occupo di lavori pubblici, ma onestamente è la prima volta che vedo che nella realizzazione di un'opera pubblica, nel quadro economico della realizzazione di un'opera pubblica, vengono considerate a scomputo opere che erano state versate, non si sa veramente poi nemmeno a quale titolo, in precedenza, su un'opera nell'epoca in cui non si sapeva nemmeno che si doveva fare, e quindi non era nemmeno un lotto funzionale. E già c'è questo primo elemento. Successivamente io, negli atti che ho avuto modo di visionare, a questi 200.000 euro, però onestamente confesso di non essere riuscito a capire bene manco io, ci sono ulteriori 400.000 euro che hanno un'elencazione di voci che onestamente io ho avuto una certa difficoltà a verificare. Negli atti tecnici e negli atti di convenzione era previsto che queste somme potevano essere detratte se la AISM avesse fornito una puntuale rendicontazione delle somme. Ora, io ripeto, tra gli atti che ho avuto modo di visionare non ho visto rendicontazioni di questo genere. E credo che questo alla fine sia un complesso di vicende che probabilmente hanno portato alla situazione disastrosa che si è verificata adesso, perché noi abbiamo 2.588.000 euro al netto del ribasso d'asta che erano state stanziate per la esecuzione del centro. Non dimentichiamoci che la ditta aveva fatto un ribasso percentuale per l'esecuzione del 18,50%. Quindi il ribasso è importante, non è un ribasso da poco, è quasi il 20%. 2,5 milioni. Se il quadro economico era fatto giusto, la ditta ci doveva rientrare proprio a filo filo. Però se io a questi 2,5 milioni ci levo più o meno altri 400 più 200,
e quindi levo risorse da quello che devo fare. Se poi ci metto varianti che anziché migliorare rallentano, se poi ci metto anche errori progettuali che il consulente tecnico avrebbe rilevato, è ovvio che tutta questa conseguenza, tutta questa serie di vicende mi comportano la situazione che purtroppo, dico, perché il progetto era veramente bello, l'idea, c'è stata questa. Finisco dicendo come sta quello che è realizzato, perché abbiamo detto tutte le cose che non ci sono, vediamo come sono le cose che sono state realizzate. Il 2 marzo 2011, faccio questo bellissimo passo indietro, le opere pubbliche sono interessate da due tipi di collaudo: un collaudo tecnico amministrativo e un collaudo statico. In sede di collaudo tecnico amministrativo, i collaudatori incaricati dalla stazione appaltante hanno detto sostanzialmente due cose: che i lavori risultano ultimati al 100%, e questo lascia a voi giudicare se i lavori sono ultimati al 100%, e che i lavori erano eseguiti a regola d'arte. Inutile dirvi che tutti i collaudatori oggi sono sotto processo. Com'è che scoppia l'interesse della procura? Diciamo che l'attività di denuncia fatta dai cittadini riuniti in comitato ha acceso un faro ed ha preceduto l'atto principale sulla quale poi si è accentrata l'interesse della magistratura, cioè con la visita di collaudo statico. Il collaudo statico serve a vedere se la struttura resiste al terremoto. La visita finale, il 2 marzo 2011, ha concluso con un collaudo statico negativo. Quindi a questo punto non credo che se non, cioè il discorso è questo, se non ci sarà un fortissimo impiego di risorse per completare quest'opera che va in moltissime parti demolita, ovviamente il centro non vedrà nessun tipo di luce. A questo punto io avrei finito, sono ovviamente a disposizione se c'è qualche domanda. Sì, alla luce ovviamente poi ognuno fa le proprie valutazioni, ma tenendoci i fatti, poi i fatti vengono anche interpretati. Alla luce delle carte che lei ha avuto modo di avere anche nell'espletamento della sua attività professionale, se ci sono le, così prima fase ovviamente, poi è chiaro che c'è anche una volontà politica, le condizioni per appunto restituire l'immobile, quindi rescindere il contratto con l'AISME, e chiedere anche, cioè se, riformulo la domanda per essere più semplice, cioè se prima pace appaiono responsabilità inadempienze da parte dell'AISME rispetto anche agli atti che AISME aveva stipulato con il comune e con altri enti. Ovviamente poi questo problema va sviscerato meglio e attentamente, però ecco, se già prima fase, alla luce di quello anche che ci ha detto, ci sono, e quindi il comune può poi, se c'è anche una volontà politica in tal senso, avviare tutto l'iter l'iter relativo affinché l'immobile ritorni al comune. Allora, soprattutto quello che mi preme a me da sindaco è quello anche perché la città di Bova Marina, che io sicuramente più nel male che nel bene amministro come primo cittadino, penso che ha avuto un danno ingente, però dobbiamo anche non possiamo fare cause, passatemi il termine, a bambera, perché poi chi perde paga, voglio dire. Sì, allora signor sindaco, la mia valutazione è che così non si può stare, nel senso che c'è una situazione, come ho detto all'inizio, per come la vedo io, che più passa il tempo e più produce danno. Perché?
la comunità non potrà utilizzare un immobile di grande pregio, le strutture messe così, più tempo passa, più si deteriorano, più soldi ci vorranno per essere recuperati. Quindi sicuramente dal punto di vista oggettivo è una situazione che l'amministrazione ha il dovere di valutare e secondo me anche di cessare, di far cessare, perché ipoteticamente ci fosse l'intervento della Corte dei Conti, la Corte dei Conti ravviserebbe le responsabilità pregresse, ma si porrebbe anche il dubbio e si porrebbe anche la domanda di dire: ma voi che state amministrando adesso, cosa avete fatto per far cessare questa situazione? Se la risposta sarà nulla, la Corte dei Conti credo che prenderà anche delle determinazioni in merito. E seconda cosa, la posizione dell'AISMA. Sulla posizione dell'AISMA, nel 94 è stato fatto un comodato. Il comodato è gratuito, ma non è un regalo, nel senso che l'amministrazione dell'epoca aveva subordinato il comodato all'utilizzo del bene a fini sociali e aveva posto determinate clausole in virtù delle quali sostanzialmente si diceva: io ti do l'immobile ma non te lo sto regalando, ti do l'immobile perché è intenzione della comunità che io amministro, che il comune amministra, che venga utilizzato per delle finalità pubbliche, che si faccia una cosa bella, che ci siano i disabili e ci siano le loro famiglie e che possano godere del mare forse tra i più belli d'Italia. Questo obiettivo non si è ovviamente ad oggi realizzato e ci sono nulla a sto punto possibilità che si realizzi. Quindi perché mantenere ancora in piedi una convenzione di questo genere con l'AISMA? Cioè, dal punto di vista dell'interesse pubblico, quale sarebbe? O piuttosto non c'è un danno a continuare a tenere una situazione di questo genere? Se l'AISMA mi dicesse domani mattina: vabbè, azzeriamo tutto, io ci metto 4 milioni di euro, 5 milioni di euro e tra un mese e mezzo ti completo la struttura, ovviamente queste sono delle valutazioni politiche che voi potete fare, ma se questi ci hanno fatto causa, o perlomeno hanno tentato di trascinare il comune in responsabilità assumendo loro di essere parte lesa in questa vicenda, io credo che questa intenzione al momento non si vede dell'AISM di fare quest'atto di... Perché, scusate se interrompo, perché se non sbaglio avevano chiesto il dissequestro, perché c'è stato comunque sequestrato, per poter realizzare lavori. Non era questa la motivazione del dissequestro? E loro avevano fatto distanza l'AISM. No, sono andato a parlare con il magistrato. Avevano chiesto il dissequestro dicendo in modo tale che possiamo fare qualcosa, però di quando è stato dissequestrato non hanno fatto niente. Sicuramente il dissequestro non è stato finalizzato al completamento dell'esecuzione dei lavori. Tra l'altro dissequestro doveva essere finalizzato alla prosecuzione dei lavori, ma certamente non potevano essere più organi incaricati dell'esecuzione del lavoro persone che erano andate a finire sotto processo. Non ha importanza, ovviamente lo dice la magistratura, se sono responsabili, se non sono responsabili, però la valutazione che è stata fatta era questa: non si può continuare a dare l'incarico, se non altro per ragioni di opportunità, a persone che adesso si trovano sotto processo. Che cosa succede? Che il commissario straordinario che all'epoca amministrava il comune di Bova dice: vabbè, allora interpelliamo la comunità montana e diciamo: beh, vediamo se voi riuscite ad avere una rimodulazione del quadro economico, a sfruttare determinate risorse e a cercare di andare avanti con questo lavoro. La risposta della comunità montana, che ripeto dal mio punto di vista ha gravissime responsabilità per come la vedo io, la comunità montana ha risposto che non aveva manco i soldi per incaricare un nuovo responsabile del procedimento. Quindi ripeto, ad oggi gli scopi che il comune si era prefisso nel dare il comodato all'AISM non sono realizzati e non potranno esserlo, quantomeno insomma stando così le cose. A sto punto secondo me, ma ripeto è una valutazione che spetta a voi,
bisognerebbe vedere se c'è o meno un interesse pubblico a continuare a mantenere in piedi questa situazione. Ci sono interventi? Sì. Intanto, avvocato, io personalmente sono molto fiducioso nella legge e quindi il 13 inizia il processo. Sembra, a mio avviso, che qui si sta facendo un'anticipazione a un processo. Secondo il mio punto di vista, sempre parlo. E un'altra cosa molto importante. Questo che dice lei è iniziato dal 94 al 2015, che siamo adesso, giusto? Poi una cosa molto importante che lei non ha chiarito, su quei cubetti che venivano estratti, mi doveva dire se era del corpo nuovo o del corpo vecchio, perché a questo punto non posso dare la responsabilità a quelli che hanno progettato nel 2008, quando il corpo vecchio era già esistente da 100 anni. Chiedo scusa, non mi ha chiarito questo. No. Cioè, non so se mi spiego. Ed è molto importante. È molto. Sì, sì. Allora. Il progetto dell'AISM prevede la realizzazione di 4 corpi di fabbrica. Un primo corpo di fabbrica, che è quello preesistente, e riguarda l'ex seminario vescovile. Questo primo corpo di fabbrica preesistente doveva essere adibito ad uffici ed non è stato interessato da nuovi lavori. Quindi sul primo corpo di fabbrica non sono state fatte verifiche di cemento, perché il cemento non è stato mai messo da nessuno. Le verifiche hanno riguardato i corpi di fabbrica B, C e D. Il corpo di fabbrica B avrebbe dovuto essere il ristorante. Il corpo di fabbrica C avrebbe dovuto essere le camere, avrebbero dovuto essere le camere per la degenza. Il corpo di fabbrica D era destinato a piscina. I provini hanno interessato tutte e tre le strutture e hanno dato risultati negativi, perché sono stati accertati valori di resistenza inferiori rispetto a quelli previsti nel progetto. Perfetto, l'ha detto adesso, prima, siccome ha parlato in generale, non sapevo quale corpo era. Comunque io dico una cosa molto importante, vedo che è un consiglio diciamo orientato a rompere questo connubio che c'è stato per 16-17 anni con l'AISM, però ricordate una cosa molto importante, che questo io ho letto in alcuni giornali, è la zona che va da Brancaleone a Melito Porto Salvo, che ha i malati di AISM più importanti della Calabria. Quindi secondo me sarei avvocato per insistere a vedere di poter fare l'ASM, non a rompere. Non guardate gli interessi vostri in questo momento, guardate gli interessi di chi è ammalato e di chi ha lottato dal 94 per poter fare l'ASM e della cittadinanza, che secondo il mio punto di vista siamo tutti d'accordo che da 16 anni aspettiamo quest'opera, non riusciamo ad andare avanti, però io sono con gli ammalati e sono per che il comune di Bovarina faccia un'opera, un incontro, qualcosa dove fra 2, 3, 4, 5 anni si potrebbe fare l'AISM. Vi ringrazio.